Oggi vi porto una giornata con me mentre mi preparo per il test in queste ultime 2 settimane prima del grande giorno. Stamattina mi sono concentrato sulle ripetizioni, quindi ripetere e ripassare le cose che avevo studiato in passato per prepararmi bene alla simulazione del pomeriggio, anche perché, come vedrete dopo, come vi dico dopo nel video, ultimamente avevo trascurato un po' il ripasso e quindi i punteggi medi delle mie simulazioni si sono un po' abbassati. Cosa che non va bene se voglio puntare in alto al test. E ricordatevi anche che questa è la mia unica chance, non essendo un liceale, ma arrivando dall'università. Quindi devo massimizzare le possibilità di entrare al primo colpo con un buon punteggio. Ho fatto un po' di flashcard, ho fatto un po' di ripetizioni a parole, ho riletto un po' il libro per vedere le cose che proprio non mi ricordavo dalle ripetizioni. Eccoci, lo studio della mattina è finito e questi qua sono dei giorni un po' intensi perché ho pochissimo tempo. Il test di medicina è tra meno di 20 giorni ormai e mi sono accorto nell'ultimo mese e mezzo che i punteggi che faccio test sono un po' diminuiti. Questo non va bene, soprattutto per l'obiettivo ambizioso che mi ero posto di arrivare, cercare di arrivare primo o più in alto possibile. Quindi devo dedicare un po' meno tempo al canale in generale e questo è un po' il motivo per cui faccio questi video un po' vlog style e mi vengono più comodi. Tra parentesi, adesso, oltre ad aver finito di studiare, vi faccio vedere, ho anche finito di registrare. Ho registrato un bello study with me, questo qua è il setup, lì c'era il mio telefono, questa è la luce. La ring light. E qui c'era il tè e le robe di biologia di Testbusters. Perché non so se lo sapete, ma colgo l'occasione per dirvi che ho aperto un secondo canale in cui farò video esclusivamente in inglese, incentrato principalmente su tipo study with me, consigli per lo studio, ma più study with me. E se volete andare a vedere i miei study with me, che carico solo lì, vi lascio il link del canale in descrizione. L'ho fatto principalmente perché la community inglese è stra più grande di quella italiana e non me ne vogliate perché mi piace stra tanto fare video in italiano ed è anche più facile essendo italiano, però voglio tentare di entrare anche nella nicchia internazionale facendo video in inglese. Se volete vederli, ripeto, link al canale in descrizione. Stamattina ho fatto un bel po' di roba, ho riripetuto da zero tipo citologia, ok, buona parte di citologia. Mentre ripetevo mi facevo anche degli schemi che poi correggevo per vedere le cose che ho sbagliato, mi sono dimenticato durante la ripetizione e ho fatto anche il capitolo prima di citologia che è quello delle biomolecole. Adesso penso che pranzerò. Pranzo e poi parto subito con finire citologia e se riesco ci incastro dentro anche le ripetizioni o di un capitolo di chimica o di un qualcosa di mate e fisica perché alcune formule me le sto dimenticando e poi faccio una simulazione il pomeriggio. Ne faccio una al giorno in modo tale da far rialzare un po' i punteggi. La ripetizione della mattina è essenziale perché proprio alcune cose mi è capitato di fare delle simulazioni, sbagliavo la domanda o non rispondevo, ma mi ricordavo che c'era stato un periodo in cui quella risposta la sapevo e questo non va bene, motivo per cui sono ripartito con le ripetizioni. Sarà tutto super condensato perché manca davvero poco tempo. Ho 18 giorni, contando oggi, in cui devo anche lavorare in pizzeria, andare a fare il corso di Testbusters a cui mi ero iscritto, che dura tipo 8 ore al giorno, sono tipo 7 giorni, 8 ore full time di quello, che concerne lo studio ovviamente, però in quei giorni lì non posso lavorare al canale, quindi mi devo portare in anticipo. Portarmi in anticipo vuol dire che ho meno tempo ora. E poi, vabbè, ci sarà il gran giorno e vi porterò fino al test. Tra l'altro, ragazzi, molti di voi mi hanno chiesto di vendere le mie flashcard, ok? Tutte queste flashcard che ho per il test di medicina. Premessa, io sono una persona abbastanza critica come stessa, ma penso oggettivamente che queste flashcard non siano fatte bene e quindi non mi va di vendere delle flashcard fatte male, ok? Perché poi la gente non sarebbe soddisfatta, mi direbbe cavoli, ho pagato, ma non sono fatte bene. Quindi ho pensato di, con calma, mettere in piedi una bella infrastruttura, magari fare un bel sito internet fatto bene. Dopo il test, mettermi con calma a fare delle flashcard curate, proprio fatte bene, e chi lo sa, magari anche quando farò medicina, le flashcard proprio per gli argomenti di medicina e non solo per il test, e più in là di metterle a disposizione sul sito che creerò. Quindi mi dispiace per chi tenta il test quest'anno, ma non venderò le mie flashcard perché sono fatte male e confusionarie, devo proprio rifarle tutte. Ma
per i fortunati o sfortunati, non lo so, che faranno il test gli anni prossimi o che vorranno fare medicina, più avanti potrebbero arrivare le mie flashcard custom made. Niente, volevo darvi questo avviso. E poi, tra parentesi, sul sito penso che farò una piccola mailing list in cui magari una volta a settimana mando un po' di motivazione agli studenti, che di solito è quella che manca. E vi farò comunque sapere più avanti con un video apposta. E ora inizio a avere un certo languorino. Ah, tra parentesi, maglia di Harry Potter. Si va a preparare il pranzo. Per pranzo mi sono preparato uno dei miei piatti preferiti per quando ho poco tempo, un mix di farro e verdure e mozzarellini. Mentre me lo mangio mi sparo un po' di video di Paolo From Tokyo, non so se lo conoscete, ma a me piacciono un sacco i suoi video. Fa tipo una giornata con un studente in Giappone, una giornata con un lavoratore in fabbrica in Giappone, cioè fa tipo tanti video a day in the life sul Giappone, oppure tipo video curiosità, tipo top 5 spot più belli di Tokyo, così. E ci sta come compagnia durante una pausa pranzo. Ok, ho appena finito la simulazione, ma per qualche ragione il simulatore non funziona e quindi ho dovuto trascrivere le risposte su carta e non potevo fare la correzione da qua, ma ho dovuto farla dal portatile, che per qualche strana ragione va e la graduatoria non è ancora disponibile. Però vi faccio vedere le simulazioni precedenti, perché vi avevo detto che stavano andando un po' male. Infatti qua se vedete questo zero è perché avevo fatto una prova di invio per vedere se consegnavo con una simulazione vecchia. Comunque le ultime sono andate abbastanza male, 57, 52, questa qua è andata un po' meglio, 65, però era un po' più facile delle altre, quindi secondo me complessivamente non è andata benissimo anche questa, perché i punteggi saranno un po' più alti di tutti. Ora mi rimane un'oretta circa, sono le 4:30, tra un'ora devo iniziare a mangiare, cenare per poi andare in pizzeria a lavorare, e da qui fino a quell'ora quasi quasi mi rilasso un po', lavoro un po' al canale, ma molto molto basso come ritmo. Ci vediamo dopo. Intanto che ci siamo, vi faccio vedere questo leggio qua, che è strafigo, e l'ho preso su Amazon. Intanto non costa neanche tanto, ve lo lascio in descrizione se siete interessati. E è strabello perché tipo piazzate il libro qui e non dovete spaccarvi il collo, poi anche i cosi per bloccare le pagine. È davvero molto figo, ci sta. E soprattutto ha i livelli di regolazione, quindi potete regolarlo così, così o addirittura più in alto ancora. Eccoci, dopo la cena ce l'ho fatta a cenare, ho fatto un po' di roba per il canale, poi ho cazzeggiato un pochino, ho guardato qualche video su YouTube. Adesso sono le 6:37, tra meno di 10 minuti entro al lavoro e direi che dopo questo la giornata può considerarsi conclusa, è stata bella piena. Oggi sono stra soddisfatto, anche perché oltre a fare questo vlog, a studiare, venire al lavoro, sono riuscito anche a registrare tipo 3 ore quasi di Study With Me per il canale inglese e un po' di clip per questo video. Ci vediamo dopo il lavoro per un saluto finale.